Ok, ciao a tutti, questa è la prova, una delle prove che faccio su questo agitatore magnetico piastra riscaldante, il modello SH2. Come avevo promesso nel video precedente dove descrivevo un po' le caratteristiche, adesso faccio un test pratico. Adesso mi occuperò solo dell'agitazione magnetica, non del riscaldamento. Adesso vi faccio vedere come va. E ho messo un becker, sono circa 400 ml di acqua e c'è l'ancoretta magnetica da 30 mm che è fornita con appunto il piatto agitatore. Sto accendo alla velocità minima. Come vedete, vabbè, va bene. Ecco, si può vedere già che si è formato un vortice sulla superficie del liquido. Adesso incremento la velocità. Questo va fatto sempre lentamente in modo da evitare che si disaccoppi la rotazione dell'ancoretta dalla rotazione del motore con i due magneti che lo fanno girare. Ecco che il vortice ha raggiunto il fondo del becker, c'è una buona agitazione. È stabile nel tempo, funziona bene. Come ho già detto nel video precedente, sotto il piatto qui al centro c'è una vite, in un foro c'è una vite dove si può regolare il minimo della velocità di rotazione del motore, che ricordo è un motore a induzione su cui sono montati due magneti al neodimio che ruotando si portano dietro l'ancoretta che sta nella vetreria, nel becker o nella beuta, o in quel che volete, insomma. Ovviamente questo si può utilizzare efficacemente per, ad esempio, per preparare piccole quantità di terreni di coltura, quindi ad esempio per sciogliere l'agar o altri agenti gelificanti, sia può essere, ecco, grazie anche all'ausilio del riscaldamento, sia può essere utilizzato ovviamente senza utilizzare la funzione di riscaldamento, per agitare semplicemente delle colture liquide e quindi disgregare il micelio e tenerlo sospeso. Incremento ancora un po', come vedete fa veramente un bel vortice. Rallento. Ecco, a velocità bassa bisogna stare un po' attenti che non vada a fermarsi perché può succedere. Comunque, per la parte di agitazione è un buon prodotto. Per la parte tecnica del riscaldamento farò ancora un altro video dove faccio vedere quanto tempo impiega a portare all'ebollizione un determinato volume di acqua. Perché effettivamente questo, come ho già detto, non è uno strumento proprio da laboratorio, cioè non è uno strumento professionale, è uno strumento amatoriale, e il piatto questo qui sì, funziona, scalda, ma non ha una potenza grandissima, quindi impiega un po' di tempo, una ventina di minuti più o meno, per portare all'ebollizione, ecco, un volume del genere di acqua. Comunque ricordiamo che l'acqua ha un calore, insomma, ce ne vuole per farla bollire, non è così una cosa così immediata. Comunque, fino adesso sono piuttosto soddisfatto di questo agitatore SH2. Come ho già detto, io adesso non voglio fare pubblicità a nessuna marca in particolare, sono tanti i produttori che producono questo modello SH2.
li trovate tranquillamente online, ce ne sono di tanti tipi, il prezzo è più o meno sempre lo stesso, la fattura, cioè come sono fatti, sono praticamente identici, al massimo cambiano il colore, qui invece che celeste può essere rosso o cose del genere, ma il meccanismo è sempre il medesimo. Cioè, piatto in alluminio riscaldante con dentro una resistenza elettrica, regolabile qui da questo dispositivo, da questa manopola con un circuito a triac, e l'agitazione magnetica tramite un motore di induzione con due magneti a neodimio che ruotano sull'asse e trasportano l'ancoretta. Come avevo già detto, è dotato di questo supportino che si può montare qua dietro, che permette, se non credo che lo inquadri la telecamera perché è troppo in alto, sì. Vabbè, si vede qui di lato, che permette di inserire una sonda e metterla a bagno dentro il liquido, così da poter misurare la temperatura. Tengo l'agitazione, tolgo il becker e ecco qui il supporto per la sonda termometrica. Il piatto ha anche il vantaggio di non avere dei bordi, quindi anche se non è consigliabile, ci si possono mettere delle cose che superano un po' la grandezza del piatto. Non è consigliabile, però si può fare. Mentre se ci fosse stato una qualche impedimento, ovviamente ci sarebbe modo di appoggiarli. Quindi, buon prodotto. Ok, ci vediamo per il test della temperatura, cioè del riscaldamento. Quindi per adesso è tutto e alla prossima. Ciao ciao!